Contro psoriasi, dermatiti e macchie della pelle, bava di lumaca pura al 100%, un miracolo della natura. Nuova tragedia questa mattina a Monza. Una donna di 27 anni si è gettata dal quarto piano di un edificio di Via L'Italia. Per lei non vi è stato nulla da fare. Pare fosse affetta da problemi psichici. È morto a causa di un male incurabile Mario Frigerio, l'unico sopravvissuto alla strage di Erba, per la quale Olindo Romano e la moglie Rosa Bazzi stanno scontando l'ergastolo. Frigerio, che aveva 73 anni, proprio nella strage aveva perso la moglie Valeria. Fu proprio lui ad indicare agli inquirenti gli autori del massacro. L'assessore regionale al commercio, Mauro Parolini, ha fatto visita questa mattina ai padiglioni di Ropero per la seconda edizione di OMI. Si tratta della rassegna dedicata agli stili di vita e al design. Cresce tra gli operatori la fiducia per il futuro. Una donna di 84 anni è stata rapinata verso mezzogiorno di oggi in via Nava a Milano. La vittima è stata seguita ed aggredita da due giovani nordafricani che le hanno strappato una catenina d'oro dal collo. La donna è finita in ospedale. Convegno ieri sera al Belvedere di Palazzo Lombardia a Milano. Si è parlato di referendum per l'Europa con un esplicito richiamo al caso della Scozia. Una vittoria del sì in Scozia potrebbe innescare un effetto domino, ha osservato Roberto Maroni. Si sta andando verso un'Europa delle comunità, ha detto invece l'assessore Cristina Cappellini. Gli artificieri del genio di Cremona hanno fatto brillare questa mattina una bomba ritrovata nei giorni scorsi su un isolotto del Lambro vicino al ponte per Mediglia. Si trattava di un proiettile di ben 65 kg della Prima Guerra Mondiale. La provinciale 157 è stata chiusa per oltre un'ora.